Blu. Ok. Quindi saluto alla fine? Sì, sì, alla fine fai con lui, poi saluta e grazie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. E questo giorno segno fra tanti, non sono solo mica, si è appena sceso dal palco. Ciao. Com'è andata? Tanto è bellissimo averti di fianco a me, sinceramente. Grazie. Grande artista, sai fare tutto, lo fai benissimo, con sempre dire col sorriso. Tu è la migliore artista di tutta l'Italia in questo momento, sotto la Madonnina di Milano. Eh sì. E c'è, sì, c'è solamente una entrata disegnata da Vinci. È uno spettacolo, ma tu che lo sei italiano, anche se sei adottato, ti emoziona comunque una piazza così, suonare, cantare? Cioè proprio lì in quel banco. Allora, con il banco. La prima volta che sono arrivato a Milano, mi ricordo, sono arrivato atterrato nell'aereo, sì, alle mezzanotte, sì, e sono venuto qua. Ah, subito, la prima cosa che hai fatto a Milano. Sì, ho voluto vedere Duomo. Sì, esatto. E poi mi sono seduto in questo buco che c'è. Sai che c'è un buco? No, questo buco. Sì, vivo a Milano da 30 anni, sinceramente questa cosa. Ma c'è non è un buco, è un po' quasi come se fosse un buco, però dentro la galleria. Sì. La galleria. Dove c'è il toro. Sì, sì, certo. Sì. E mi sono l'hanno seduto... sistemato, lo sai, non volevo rovinarti questa cosa. L'hanno sistemato? Eh sì, perché si era consumato tutto. Ma io, io mi sono seduto al culo su questo buco e ho fatto il giro per la mia fertilità. Non so un giorno se avrebbe bisogno di questa cosa, però l'ho fatto la prima serata che sono arrivato a Milano. Non so perché sto dicendo questa scrittura. Non lo so, però comunque lo facciamo tutti, tra l'altro. Ma dopo, quando finiamo, l'hai fatto tu. Andiamo insieme a farlo. Andiamo insieme. Vediamo veramente se è consumato oppure no. Più, apparentemente. Non pare di no, pare l'abbiamo sistemato. Ma vediamo noi invece, com'è stato il soundcheck? Il soundcheck è stato un concerto di base, perché c'era un sacco di gente davanti che sì, cantava. Esatto, era la prima volta che faccio, la prima volta che faccio un soundcheck con così tanti, c'è 2000 persone, no? Più o meno sarà, sì. Sì. Quindi adesso però domani uno più di meno, so. Sì, però, domani sicuramente di più. Sì. Però è una sensazione strana, perché il momento che è un posto così importante diventa un po' bloccato per la musica, diventa una cosa molto speciale, perché sono onorato di essere qui. E puoi suonare con l'orchestra? Da un gusto diverso. Una grande orchestra anche. Sì, perché suonerò domani anche. Possiamo dire tutto quello che faccio? No? Lo chiedo, si può dire, possiamo. Poco, sì, qualcosina. No. Però ci sono delle versioni che sono adatti solamente per questo concerto. Dunque, ho voluto sfruttare veramente di questa orchestra, la presenza di tutti questi musicisti che sono sul palco. Con degli ospiti anche. Ah, non sì, diciamo sono, chi? Sì, certo. Poi tra l'altro, prima che tu iniziassi il soundcheck degli amici, il soundcheck, ho visto che facevate quattro chiacchiere con Fedez. Ti toccavi i capelli, cioè cosa vi stavate dicendo? Mi ha chiesto... Lo shampoo, no? No, non lo shampoo, il prodotto che sto utilizzando in questo momento, se avessi fatto una cosa permanente per i miei ricci o no. Ho detto no, tocca e mi ha messo in. Tocca anch'io, perché tra l'altro siamo messi bene a ricci. Ho spiegato che infatti sono orribilmente sporchi. E che non ho scoperto che se non lavo mai i miei capelli da una settimana il riccio viene più bello. Questo è sei giorni. Sì. Puzzo. No, però sei di fianco a me, non mi sembra. Però i miei ricci sono belli. Ok. Sì, esatto. Ma da dove arrivi quindi? Visto che non ti lavi i capelli da 6 giorni. Allora, ieri Londra ho perso 3 aerei. Dunque mi sono ritrovato ancora una volta alla mezzanotte a Malpensa ieri sera. Però sì, da Londra prima a Parigi, sì, è un po' così in questi giorni. E dopo questo concerto magnifico andrai dove? Rimango in Italia per 2 giorni, poi ancora una volta studio in Londra, poi Parigi, poi Rio. E tu giri sempre il mondo. Posso chiedere una differenza che c'è nel modo di lavorare tra l'estero e l'Italia? Se c'è? Non lo so, l'eccellenza è l'eccellenza, non importa dov'è. Quando c'è una troupe eccellente, quando c'è un'opportunità bella con una bella troupe, devo dire che sul palco ho sentito veramente questa esigenza che provoca l'eccellenza. Dunque, quando sei in una situazione, un ambiente dove ci sono delle persone che stanno facendo qualcosa bene, potresti essere comunque. È la musica è un po' ti dà anche questa possibilità. Devo dire che c'è. Ci sono altri paesi dove quando c'è un soundcheck, sì, e ci sono tutte queste persone di fronte, sarebbe una cosa scomoda, però qua in Italia diventa una cosa gioiosa e questa è la più grande differenza. Questo ti spiega tantissimo. Qui sono felice di fare un soundtrack di fronte a 2000 persone, anche quando mi sbaglio. In altri paesi forse no. Forse no. Beh, è bella questa cosa che hai detto. Assolutamente no, però qui sì. E un'altra domanda invece, tra i tanti artisti che hai conosciuto, con cui hai anche duettato, eccetera, c'era qualcuno che ti ha colpito particolarmente? Uno straniero in italiano?
per l'italiano forse è scomodo, allora, perché lo straniero, dai. Allora, per gli italiani devo dire che l'eleganza di Battiato è stata una cosa che mi ha colpito tantissimo, perché ho avuto la fortuna anche con casa amica di cantare con tantissimi grandissimi artisti, però fuori sul palcoscenico io ho potuto lavorare con questo duetto che ho fatto con Battiato, e lui è arrivato nello studio in un abito e ho detto wow, tu devi essere veramente una persona di un certo tipo per arrivare in privato, non c'era una telecamera, niente, in un abito. Questo uomo è così elegante nella sua vita, che nella sua musica, che nella sua poesia. A parte questo, non lo so, in un altro paese, sai che... O qualcuno con cui non hai ancora duettato e dovresti farlo. Ah no, sono tutti morti. Ah, vabbè, allora non li tocchiamo, lasciamoli stare, insomma, stanno dormendo in pace, vabbè. Dai, quindi bocca al lupo, buon divertimento per domani sera. Senti la balena. E mi ha fatto veramente molto piacere averci qua, insomma, qui a Roma Italia Solo Musica Italiana, che è diventata casa tua. Allora, possiamo dire che questo è l'appartamento ideale in Milano. Quindi questa sera dormi qua. Non c'è un appartamento, perché qua la vista è così incredibile che penso che tutti i più ricchi del mondo vogliono questo appartamento in questo momento. Però per te stasera... E chiedo, Marco Pontini, possiamo lasciarlo qua per i prossimi 10-15 giorni, almeno che... Io ho visto il bagno, dunque... No, il bagno qua non c'è. No, non l'ho visto, questo... Infatti no, è un camion fuori. Ah, beh, quindi era difficile costruirlo così bello come con quello che c'è intorno, diventava un po' complicato. Quindi grazie mille, voglio salutare anche gli amici di Radio Italia TV che ci stanno seguendo da casa in questo momento qua. Ciao ragazzi, mi raccomando, domani tutti qui, i social, la nostra parte social che ti segue. Sì. Come va con i social, tu? I social che vivono dentro il telefono, non stanno neanche guardando con i loro occhi, stanno guardando gli schermi. Scusa? No, come andavi tu con i social? Come te la cavi? Cioè, ti piace? Con i social? No, io sono una merda. Infatti. Non ho una disciplina di socialista. No, non è di social. Socialista. Non socialista, è una cosa totalmente. No, completamente, andiamo sulla politica in quel caso. Non ho la mentalità di uno che sa mantenere la disciplina di essere sui social. Sono molto troppo pigro. Sì, ma è anche pericoloso, perché in realtà è un lavoro. Quindi tira sei lì che smanetti con social su tu, c'è anche uno scalino, cadi. Meglio non farlo, te lo spiego dopo. Ci vediamo di saluti, quindi grazie da parte di Amico Mengozzi. Mica, buon divertimento ancora! Ehi! Facciamo una cosa insieme con la testa? Sì. Con questo che l'hai fatta prima? Com'è che era? Sì, però al stesso... Sì, perché sennò andiamo nella direzione. Esatto, nella direzione. Partiamo da sinistra e poi andiamo a destra. Sì. Com'è che è? Un, due. Un, due. Ciao a tutti ancora da parte mia, mi raccomando, ciao Mica. L'ho visto che l'hai fatto prima con Fed, lo farò anch'io, è una questione di invidia. Ah sì, è vero. Ok, buona serata a tutti, a domani. Ciao, viva l'Italia, sono musica italiana. Vai. È Mica. Mica, posso chiederti io? Visto che lo facevi sul palco così tutto quanto, guarda che lo voglio fare anch'io, boomerang adesso.